Ci troviamo a Bari al Bifest 2016 insieme a un regista pugliese, Nico Cirasola. Ciao, guarda, soprattutto siamo vicini a Sofia Loren, mi piacerebbe tanto accarezzarla, dico, nelle parti più... Stavi dicendo delle cose che non si possono dire. Ma sono cose belle perché con Sofia Loren ho avuto il piacere di fare un film insieme, capito? Quindi fare un film con lei come attore addirittura. Poi adesso ultimamente abbiamo fatto un film come regista con Claudia Cardinale, insomma mi rende abbastanza soddisfatto da questo punto di vista. Come sono la Loren, la Cardinale nella vita un po' più privata? Molto più facile e come si chiama, comunicative di tante persone che hanno fatto molto meno nella loro vita e disponibili, soprattutto umanamente. Cioè io mi ricordo il primo incontro che ho avuto con Sofia Loren è stato che appena avvicinato eravamo con costumi d'epoca in un film Francesca Annunziata per la regia di Lina Wertmüller, a casa della Wertmüller in Lombardia, in una villa storica abbastanza importante, eccetera, vicino alla casa della Wertmüller, non era proprio la casa, era vicino alla casa della Wertmüller, però ed eravamo anche con la prova costume, cioè con i costumi, il giorno dopo eravamo già alla scena. La cosa è, io ero abbastanza intimidito, perché sai, di fronte alla Sofia Loren, di fronte anche alla Wertmüller, per quanto la conoscessi, però, e a un certo punto ho visto Sofia Loren che prendeva il vestito e lo sollevava, dice, ah mamma mia che calore, il napoletano, cioè, a sette, stai vicino a me, e ci siamo seduti parlando di napoletano. Questo succedeva nel 2002, stavo io e Luca, mio figlio, che insieme abbiamo recitato in questa scena, che non è una grande scena, però sono personaggi che sono citati per tutta questa, sono attesi all'interno del film, perché sono i mugnai pugliesi che cercano di andare a vendere il grano alla regina della pasta, perché lei era la storia di Francesca Annunziata, appunto, con Giancarlo Giannini, Sofia Loren, Claudia Gerini, anche Raul Bova, e c'era questa storia di questa produttrice di pasta, e quindi aveva bisogno del grano, e quale grano migliore era quello che doveva venire dalla Puglia, e noi dovevamo essere i venditori di questo grano, e quindi una scena articolato. Tu con Mastroianni hai avuto modo di conoscerlo? Allora, Mastroianni, io ho due aneddoti abbastanza importanti su Mastroianni, perché Mastroianni l'ho incontrato per caso a Pescasseroli, mentre ero in attesa della figlia che sciava sulle piste di Pescasseroli, ero andato là per caso, entrammo in un bar e in un angolo c'era questo signore con la sigaretta che una spegneva e l'altra accendeva, una spegneva e accendeva. C'aveva questo impermeabile alla Sheridan o alla Humphrey Bogart. E stava lì, vestito di tutto punto, con scarpette non da neve, ma proprio. E quando mi accorsi che era Marcello Mastroianni, mi sono avvicinato per chiedergli, parlargli, gli regalare il mio libro che in quel periodo avevamo pubblicato sul cinema comico meridionale. Ti sto parlando dell'82, 82-83. Quindi sarà stato febbraio dell'83. E febbraio dell'83 siamo stati lì che dovevamo consegnarli, stavo io e Lucia, che fra l'altro, oltre a essere mia moglie, era anche produttrice dei miei primi cortometraggi, eccetera. E da stare 5 minuti abbiamo trascorso tutta la giornata insieme, prendendoci anche lo spuntino lì, perché ci ha raccontato tutta la vita sua, che ovviamente non vi posso raccontare di nuovo qui perché meriterebbe forse un cortometraggio o un film, perché sì, veramente è stato un incontro meraviglioso. Poi l'altro bello incontro, pensa, stavo mixando Odore di pioggia, quindi stavo nell'88-89 a Cinecittà. E a un certo punto esco per prendere un po' d'aria per l'intervallo del turno e vedo seduto nella poltrona di questo del cinefonico, il vecchio cinefonico di Cinecittà, sprofondato nella poltrona Massimo Troisi, sembrava da solo. E invece a un certo punto che arrivava pure Marcello Mastroianni, che sembra la sigaretta in mano, un pochettino più, diciamo, più avanti dell'età, però che stava cercando di convincere, volevo capire che cosa succedeva, stava convincendo Troisi a doppiare il film che ora è in francese, e Troisi si rifiutava. A questo punto Marcello Mastroianni, io a questo punto incuriosito, dissi anche al mixatore, nonostante mi costava, perché il mix costa, disse: senti, faccio una cosa, aspetta un attimo, vengo. Mi sono seduto a fianco a Troisi con la scusa, gli volevo dare sempre questo libro del 2000 che avevo già dato a Marcello Mastroianni, glielo ricordavo, qualche anno prima.
ed era intitolata, lui era da Angelo Musco a Massimo Troisi, il cinema comico meridionale, che lui già aveva avuto, non so in altri video, però se lo prese di nuovo. Ma la cosa bella è assistere a questa conversazione, questa convinzione da parte di Mastroianni a doppiare in francese a Massimo Troisi, che si rifiutava completamente, dice no, io parlo che napoletano, non mi posso esprimere, non so bravo, e qui arrivò poi Ettore Scola, dopo arrivò anche il produttore, è stato praticamente un turno intero, quasi 2 ore e mezzo lì ad assistere a questo dialogo meraviglioso. Peccato non c'erano i registratori come stanno adesso, i telefonini, che avevano registrato un pezzo di storia, ed è stata un'esperienza umana bellissima, a contatto con 3 miti del cinema: Ettore Scola, Marcello Mastroianni e Massimo Troisi, con il produttore che era un tunisino, adesso non mi ricordo il nome, però che era il produttore di questo film, sia di Che ora è che di Splendor. Senti, un'ultima battuta, si respira un'aria di cinema, un po' questa magia che è solitamente romana nel Bifest, già da diversi anni qui a Bari, si comincia a respirare secondo te? Ma guarda, io credo che ogni occasione che si crea di evento cinematografico, purché condiviso e non tenuto come un fatto privato, è importante sia per chi fa cinema sia per chi vuole seguire le attività del cinema, per gli appassionati, per chi va, per i curiosi, ma anche per, soprattutto per i giovani che magari non sanno proprio niente di tutta questa avventura. E quindi è chiaro che è importante questo farlo respirare sia a chi lavora qui nel cinema in Puglia, quindi dovrebbe essere forse più coinvolto la Puglia, non solo la Puglia, fin qui, non solo le istituzioni, ma proprio parlo anche dei giovani cineasti, dipendenti, ci vorrebbe uno spazio adeguato dove praticamente loro stanno lì a gozzovigliare, a incontrare, a parlare, a scambiare, oltre poi a godersi la visione di film anche del passato importanti, che chiaramente condivisi in una sala cinematografica come si fa in questa rassegna è importante. Rivedersi La Dolce Vita o vedersi un film anche di Mastroianni su uno schermo grande è sempre una grande magia, e questo è importante. Senti, salutiamo con le solite frasi, mitiche frasi che si dicono prima. Allora, silenzio, motore, azione. Silenzio, motore, partito. Io aspetto sempre qualche secondo. Azione. Se vai a teatro, scegli la battaccia. Se bevi il vino, scegli la bifaccia. Focaccia blu, focaccia blu. Ti piace?